Manifestazione sotto la sede della regione questa mattina a Pescara dei residenti delle abitazioni di edilizia popolare dei quartieri di Fontanelle, Rancitelli e San Donato per protestare contro lo stato fatiscente di alcune abitazioni. I cittadini, supportati dai consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto risposte urgenti alla politica anche sulle problematiche di microcriminalità e di occupazioni abusive. Tante case stanno letteralmente cadendo, ci sono infiltrazioni d'acqua, muffa diffusa, umidità, ci sono bambini affetti da patologie respiratorie a vivere all'interno di veri e propri tuguri e in bilancio non c'è nulla, non ci sono risorse regionali per ristrutturare le case popolari. Allora noi chiediamo con forza che nella predisposizione del nuovo bilancio 2016 che faremo tra qualche giorno, il Presidente e la Giunta si facciano carico di inserire risorse finanziarie in bilancio. Unitamente a questa richiesta chiediamo anche di stanziare fondi, sono stati stanziati fondi per lo sfratto delle occupazioni abusive, ma questi fondi non vengono ancora impiegati, gli sfratti degli occupanti abusivi ancora partono, non si capisce dove si è bloccato questo meccanismo burocratico, quindi rifar ripartire gli sfratti, ristrutturare però principalmente le case popolari perché i cittadini non riescono più a vivere, ci sono pericoli imminenti per la pubblica incolumità, questo è un dato di fatto, la regione che è proprietaria delle case si deve far carico, quindi la maggioranza di governo, il presidente della regione deve dare una risposta a questi cittadini.